Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, amici, buon lunedì. Siamo giunti alla nostra consueta rubrica settimanale, la rubrica del lunedì della libreria esoterica Il Sigillo, nella quale vi presento, come al solito, un testo. In questo caso, un testo riservato a coloro che si approcciano per la prima volta all'arte della divinazione, la quale a sua volta è utilizzata in moltissime discipline occulte. Scott Cunningham, uno dei grandi autori Wiccan, uno dei più grandi autori che ha parlato della Wicca, Divinazione per principianti, edito Venezia. Ve ne leggo un passaggio tratto dal capitolo riguardante gli uccelli. La divinazione, il trarre auspici attraverso il volo degli uccelli, una pratica che fin dalla più remota antichità è stata utilizzata da tutte le civiltà del mondo. Nota come ornitomanzia, l'osservazione degli uccelli è una forma di lettura degli auspici indotti. Questi animali sono sempre stati considerati particolarmente profetici, probabilmente perché sono tra le poche creature in grado di volare. In passato erano ritenuti messaggeri degli dei e delle dee, ed è piuttosto scontato, visto che possono volare. In possesso di una grande saggezza derivata dalle interazioni con le divinità, gli uccelli erano gli strumenti divinatori preferiti da molte culture. Gli studiosi sostengono che questa pratica derivava dal fatto che i pescatori, quando si perdevano in mare, seguivano gli stormi per tornare a riva. I presagi legati a questa forma di divinazione vanno giudicati in base alla comparsa improvvisa degli uccelli, la loro direzione di volo, i loro pigolii, il loro numero, il modo in cui scendono a terra e i movimenti che compiono di lì in avanti. Una particolare forma antica di ornitomanzia consisteva nel liberare un uccellino tenuto in gabbia e stabilire il futuro in base alla direzione del suo volo. Certe culture antiche prediligevano tipi specifici di uccelli, soprattutto i predatori. I greci e i romani osservavano le aquile, i corvi, le cornacchie e gli avvoltoi, e così anche gli antichi germani. Le sacerdotesse e i sacerdoti celtici ricorrevano alle aquile, i corvi e gli scriccioli. Inoltre, molte figure eroiche appartenenti a queste antiche culture venivano descritte come capaci di comprendere il linguaggio degli uccelli e di conversare con loro. Potrebbe trattarsi di un riferimento velato all'abilità di praticare l'ornitomanzia. Ecco qui Scott Cunningham, come vedete, non si addentra nello spiegarvi che cosa significa metafisicamente parlare la lingua degli uccelli, perché la lingua degli uccelli è il linguaggio universale, il linguaggio che va al di là della parola, il linguaggio del cuore. Questo è più evidente in alcune opere sufiche, per esempio. Ma andiamo avanti. I romani innalzarono questa tecnica divinatoria a una scienza avanzata. Gli auguri seguivano procedure precise. L'indovino sedeva dentro una tenda su una collina, con indosso abiti appositi, circoscriveva con un bastone augurale un'area visibile del cielo, al cui interno avvenivano i presagi. Dopo aver versato delle libagioni di vino, pronunciava una preghiera implorando Giove di concedere che si manifestassero i segni nei confini circoscritti. In base alla comparsa degli uccelli e al loro comportamento, l'augure sentenziava che gli uccelli approvavano oppure non approvavano. Questo è soltanto, poi segue nel capitolo un interessante dizionario, in cui vengono elencate le varie specie di uccelli e il significato che portano con sé nel vederli durante la pratica divinatoria. Questa è soltanto una delle moltissime pratiche che, come vedete, arriviamo anche alla divinazione che viene più praticata, ad esempio quella con i tarocchi, tanto per fare un esempio, delle numerosissime pratiche che Cunningham insegna alla persona che, appunto, come abbiamo detto, per la prima volta si approccia a questi antichissimi metodi di predire il futuro. Per oggi è tutto, amici, vi auguro
una grandiosa settimana. Divinazione per principianti, Scott Cunningham, ben ex editrice, per voi alla Libreria Esoterica e Sigillo. Vi aspetta.